a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda Sephora. Ho fatto degli acquisti perché sono passata dal centro Sicilia, perché dovevo fare delle visite e tutto, e quindi sono passata dal centro Sicilia e ho preso alcune cosucce. Ovviamente in base alla spesa mi hanno dato anche la busta, questa qui, perché ho superato un budget, ma è facilissimo superare un budget da Sephora, e ho preso alcuni prodotti, tra cui alcuni kit. Il primo kit che vi faccio vedere è questo qui della Green Tea Hydration, perché sapete tutti che io ho una pelle secca, automaticamente ho bisogno di idratazione, specialmente se faccio determinati scrub che mi seccano ancora di più la pelle. Ho bisogno di mettere più prodotto, nel senso creme, idratare di più la pelle, perché ha bisogno proprio di acqua. E ho voluto prendere questo qui, dove c'è un siero e un face cleanser, una crema se non mi sbaglio, e quindi ho preso questo qui, dove troviamo il siero idratante per il viso e poi una schiuma per lavare il viso, perché è una cleansing foam della Green Tea, e quindi per lavare il viso. Questa è la confezione. Il prezzo ve lo metterò giù nell'info box, perché non mi ricordo esattamente il prezzo, anzi aspettate se c'è lo scontrino. Sì. Green 12 euro, questo è costato 12 euro e sono due prodotti. C'è scritto la... Sì. Allora, il flacone, il sapone è 30 ml, invece l'altro è 15, se non mi sbaglio, sì, no, 30. Sono tutte e due di 30, quindi è un ottimo prezzo sinceramente, quindi l'ho voluto prendere. Poi un altro prodotto che ho preso, questo ne ho sentito parlare benissimo e quindi l'ho voluto prendere. Ovviamente ho preso le mini size, chi se li prende quelle full size, ma state scherzando, ma ho preso i prodotti della della Fenty Skin. Ho voluto prendere questi qua perché ho sentito parlare bene, però di questo non ho sentito tanti pareri buoni tra tanti che seguo, e quindi ho fatto bene a prendere la parte questa qui in mini size. E la Wistful è costata 36, questi tre prodotti 36 euro, e vi dico che cos'è questo. Oltre ad avere un capello che è sicuramente il mio, allora abbiamo un remover che sarebbe questo, giusto? Questo. C'è scritto per una pelle... Vabbè, vi dico cosa c'è scritto. È un cleanser per una pelle pulita, sempre morbida e idratata, ed è un detergente quotidiano e struccante per make-up in un solo prodotto. Quindi è uno struccante e un detergente, quindi ottimo veramente. Dice anche come lo dovete utilizzare, qui sto leggendo, dice anche come lo dovete utilizzare. Poi quello nel mezzo invece riduce all'istante la visibilità dei pori, attenua le macchie scure, tonifica la pelle per un effetto uniforme e antilucido, mantenendola idratata, ed è questo qui, è un tonico quindi. E poi c'è l'ultima parte, che è un'idratazione leggera, protezione solare invisibile, si prende cura della tua pelle rendendola luminosa e riducendo la visibilità dei pori, prodotto nel rispetto della barriera corallina, non contiene ossigeno né ossinoxato, ok? Ed è questo qui, li proverò ovviamente e vi farò sapere. Sinceramente la mia difficoltà è in questo qui, perché tutti hanno detto che gli hanno, diciamo, sono usciti dei chicchi di miglio ad alcuni, quindi un po' di paura ce l'ho, però non tutti hanno la stessa pelle, e non tutti ovviamente abbiamo la stessa pelle, quindi può essere che mi trovo bene, e quindi ho preso questi. Sono nelle confezioni piccoline, non in confezioni quelle grandi, ma non mi interessa, almeno ti dà la possibilità di provare i prodotti. Comunque sono 45 ml questo, 50 ml e 30 ml, cioè non è che dice è poco, anzi. E ho preso questo, l'altro dov'è? Me lo sono persa. L'altro prodotto che ho preso è... era incastrato, scusate. L'altro prodotto che ho preso è questo qui della Wishful, la faccio vedere così vedete il disegno, sempre se lo vedete. Allora, questo qui della Wistful è questo qui della Wistful, Wishful, è costato, costava 18 euro, però c'era uno sconto di 3,60 euro.
giusto? Sì, di 3,60 euro. E ho preso questo, non lo so perché c'erano questi sconti, perché c'erano anche sconti su altri prodotti. Ho preso questo perché ho sentito parlare benissimo Luca, Liquors Beauty, e quindi l'ho voluto prendere. Ho preso direttamente questo qui piccolino perché quello grande veramente costa troppo ed è un acido ed è ad acido e ha l'acido ialuronico. È un siero che si utilizza sul viso, ovviamente. Lo potete utilizzare anche facendo un mix con la crema, però io lo voglio provare proprio come utilizzo tutti gli altri sieri. La confezione si è piccolina, ha 12 mesi di scadenza ed ha 10 ml di prodotto. Però loro dicono che sinceramente è buono anche come prezzo e tutto, e quindi l'ho voluto prendere. Un altro prodotto che ho preso perché volevo fare tutta la linea che avevo. Questa l'ho presa online, questo qui, però ve lo faccio vedere qua perché sono tutti prodotti tipo di skincare e quindi ve lo faccio vedere. Sì, questo è. Ve lo faccio vedere qua perché questo avevo intenzione di prenderlo soltanto per questa crema, e sto parlando della box di Sephora Favorites Luxury, e io l'ho presa soltanto per ta-da, questa crema. L'ho presa per questa crema perché era la cosa che mi piaceva di più. Vi faccio vedere com'è il cofanetto all'interno. Ovviamente ha la brochure dove fa vedere i prodotti. E qui abbiamo tutti i prodotti. Ve lo faccio vedere perché io l'avevo fatto vedere anche alla Lizia, e la Lizia mi ha detto: no, perché io le ho fatto vedere un prodotto. Le ho detto: ma ti rendi conto quanto costa questo scrunchie? E lei mi ha detto: no, ma costa tantissimo, ma perché dice è buono e tutto. Ma va a cagare. Comunque uno scrunchie, quindi un elastico per i capelli, ed è questo qui. Poi abbiamo The Hourglass, un highlighter powder, ed è questa confezione così, e questo è il prodotto. Poi abbiamo della 111111 Skin, questa qui, ed è una, sono dei patch occhi, Rose Gold Illuminanti Mask, quindi dei patch occhi illuminanti. Fa riflesso la luce ed è questa qui. Poi abbiamo la famosissima Estée Lauder Advanced Night Repair, che sarebbe questo qui, ed è un siero di Estée Lauder, ed è questo, scusate, lo metto qua. Un siero di Estée Lauder, sta per finire la batteria, benissimo. Poi ho trovato questo che non so che cos'è, vediamo se c'è scritto. Crema detergente per il viso da risciacquare con salvietta detergente in mussola. Questa ovviamente si deve provare assolutamente. Sì. Ed è una crema con tutta il panno. Ed è una crema con tutto il panno. Ma la cosa principale era questa, la crema di Charlotte Tilbury. Ed è bellissima, c'è una confezione stupenda. Veramente lussuosa, guardate qui, c'è un lusso sfrenato veramente, e la voglio utilizzare. Questa è la Charlotte Magic Cream Moisturize Hydratant Instantane. Comunque la voglio provare, 15 ml prodotto, e solo questa qui in mini size costa 30 euro, e io invece questa box con tutti questi prodotti l'ho preso 40, quindi davanti vai. Un applauso per me solo per aver preso questa box dove si trovano determinati prodotti a poco prezzo proprio. Quelli proprio quei prezzi bassissimi che troviamo sempre. Lasciamo perdere veramente. Io vi saluto perché la mia batteria mi sta lampeggiando, quindi significa che ho finito il tempo nel farvi i video. Io vi saluto, ditemi ovviamente se avete provato questi prodotti, come vi dico sempre, così mi date dei consigli. Io accetto volentieri i vostri consigli, quindi sono molto contenta di questo. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!